Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei parlare di una località in cui sono stata recentemente. Questa località si chiama Apricale. E mentre io giravo per le stradine di questo magnifico paesino ligure, che rimane un pochino in altura, un borgo medievale bellissimo, ho scoperto che mi trovavo in un luogo ricco di leggenda e di mistero. All'interno di questo paese si trova il castello della Lucertola e la casa del Boia. E sono entrambe ricche di mistero e di leggenda. Il castello della Lucertola è famoso perché si dice che al suo interno ci sia ancora il fantasma, lo spirito della contessa Bellomo. La contessa Bellomo nasce con il Regno d'Italia, quindi nasce nel 1861. È di famiglia povera, sposa un uomo che faceva comunque dei traffici illeciti con il denaro, quindi non era proprio uno stinco di santo. A un certo punto quest'uomo è ricercato dalla polizia e lui, per sfuggire, per non essere arrestato, scappa e abbandona la moglie da sola a Nizza. Lei si trovava lì da sola, però non si perde d'animo, trova lavoro come cameriera presso il castello del conte de la Tour. Con questo conte inizia una relazione d'amore in realtà, perché poi il conte, che si innamora di lei, se la porta dietro nei suoi viaggi, nelle sue feste mondane, le insegna a leggere, a scrivere, lei studia il Galateo, quindi comunque diventa una persona assolutamente più sofisticata rispetto a quella che era prima. Quindi comincia a fare vita di società e vita mondana insieme al conte. Vorrebbero addirittura sposarsi, però non può perché lei è già sposata, anche se suo marito è fuggito e l'ha abbandonata, comunque legalmente risultano sposati. Però il conte le lascia comunque tutti i suoi beni in eredità e la possibilità di utilizzare il suo cognome, quindi lei diventa la contessa della Tour. Lei utilizza effettivamente il suo nome per farsi strada nella società, viaggia tantissimo, arriva fino in Russia, dove conosce un uomo del quale si innamora perdutamente. A questo punto però non vuole rinunciare a sposarlo e quindi fa in modo che il marito venga ritrovato e lo fa, diciamo, rimpatriare, lo fa arrivare ad Apricale, che era il punto dove comunque loro si erano conosciuti e si erano sposati, perché le sue intenzioni sono quelle di chiedere l'annullamento del matrimonio. Però cosa succede? Che il marito, quando arriva, rimane assolutamente abbagliato dalle ricchezze della moglie, dalla vita mondana che lei fa, e preso da un impeto di rabbia, di gelosia, perché lui invece non è riuscito a raggiungere quel livello, la uccide violentemente. Quindi la contessa fa veramente una fine tragica e violenta. Poi, poco dopo, il marito, preso dal senso di colpa, si impicca e siamo nel 1904. Si dice che da quel momento nel castello della Lucertola, che è il luogo in cui ha abitato la contessa, giri ancora il suo fantasma e ancora il suo spirito. Io sono stata all'interno di questo castello, ho visto le sue foto, ho visto la sua camera, ho visto il suo specchio, ho visto il comò, l'angolo, diciamo, che lei utilizzava per truccarsi, per farsi bella, quindi questa toilette con lo specchio, il mobiletto, eccetera. Ed è effettivamente molto suggestiva perché davvero sembra che la contessa sia ancora lì. Quindi è un luogo che, se non avete visto, vi consiglio di andare a vedere perché è davvero molto particolare e merita molto. Poi il castello della Lucertola, nelle altre stanze, è un museo, quindi poi ha degli oggetti che riguardano Apricale, che riguardano la storia in generale, quindi comunque non riguarda solo la contessa. Però davvero in questa sua stanza, dove c'è il suo letto, c'è il suo specchio, ci sono le sue foto, davvero sembra di percepirla lì, quindi è molto suggestivo. Poi c'è la casa del Boia, legata ad un'altra leggenda, perché si dice che lo spirito del Boia sia ancora presente all'interno della sua casa. Quello che però è davvero particolare che è successo, che siccome nel paese girano tanto queste voci, ci sono state delle testimonianze che dicono di aver sentito la presenza, di averla vista, eccetera, hanno sollevato talmente tanto queste polveri che gli indagatori dell'occulto hanno deciso di fare un'indagine.
sono andati ad Apricale con tutte le loro attrezzature, pronti a fare l'indagine per capire se davvero c'erano delle presenze, se ci sono degli spiriti all'interno del castello e della casa del boia. Hanno fatto questi rilevamenti, diciamo, dalle 21:30 all'1 di notte, hanno utilizzato tutte le loro attrezzature. Quando erano nella casa del boia, è successo che il rilevatore di campi elettromagnetici è letteralmente impazzito, però la cosa particolare è che manca all'interno di questa struttura, manca assolutamente ogni tipo di energia elettrica e quindi un campo elettromagnetico così forte da fare addirittura impazzire lo strumento non si spiega. Eppure è successo. Nello stesso momento a uno degli operatori, diciamo, gli si è fermato all'improvviso l'orologio e gli si è completamente congelato il braccio all'improvviso. Nello stesso momento al suo collega è successo che sentisse attraversarsi il petto da un'ondata di gelo improvviso. Hanno pensato che questi sintomi, queste cose che stavano succedendo, fossero in qualche modo dei messaggi derivanti dagli spiriti presenti in questi luoghi, dei messaggi che volessero dirgli che stavano disturbando, che comunque qualcuno non gradiva questo tipo di indagine. Quindi loro hanno sentito talmente tanto forti queste cose che hanno immediatamente interrotto le indagini e non le hanno poi più riprese. Quindi questa, diciamo, è non tanto una leggenda, ma un qualcosa che è successo davvero in quei luoghi. Quindi io, quando ho scoperto, mentre ero ad Apricale, ho scoperto tutte queste cose, ho pensato subito di fare questo video perché assolutamente con il turismo dell'occulto è proprio centrato. Quindi se volete andare a vedere un bellissimo paesino nella Riviera Ligure, perché è davvero un bellissimo paesino, medievale, arroccato, davvero bello, e in più volete anche, diciamo, una scia di mistero e di leggenda, diciamo che questo è un luogo assolutamente indicato. Quindi se andrete vi auguro buon viaggio, vi mando un grandissimo abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!